Ciao a tutti ragazzi, bentornati su The Guardians e su Final Fantasy XV. Qui è sempre Shanks che vi parla e oggi vi mostrerò come ottenere l'obiettivo slash trofeo dominatore dominato in episode prompto. Prima di iniziare vi ricordo che sul canale trovate anche il video dove vi spiego come sconfiggere Aranea e tra qualche giorno caricherò anche l'ultimo video riguardante questo DLC con l'ultimo obiettivo che manca all'appello. Per non perdervi nulla, lasciate un like a questo video ed iscrivetevi al canale se non lo siete già. Ok, cominciamo. Il nostro obiettivo è quello di sconfiggere il Behemoth Imperatore, che comparirà nella zona open world della mappa. Per essere più precisi, potrete accedere a questa missione secondaria dopo il filmato che ci vede parlare con Aranea all'interno della grotta, poco dopo aver sbloccato il Gatto delle Nevi, o Motoslitta, chiamatela come volete. Finito il filmato, attendete che l'orologio del gioco segni le 15 e dirigetevi poco più a sud dell'entrata della grotta, esattamente in questa posizione che vi sto mostrando. Per far apparire il Behemoth non ci saranno altri requisiti oltre all'orario già detto. Non dovete perciò terminare alcuna missione secondaria. Se tuttavia volete farne qualcuna, per passare il tempo o altro, non ci sono assolutamente problemi. Semplicemente non procedete immediatamente con la storia principale. Lo scontro col Behemoth non è nulla di complicato. Come per Aranea, tenetevi a distanza il più possibile e state attenti a quando il Behemoth proverà a saltarvi addosso. Evitate l'attacco e riprendete a fare danni. Nella zona di combattimento è presente inoltre un capannino con all'interno dei lanciarazzi, un cecchino e altre armi che, se volete, potete utilizzare per danneggiare con più forza il nemico. Il metodo migliore comunque è quello di usare ogni qualvolta che potete l'abilità Dominio Aereo di Aranea. Infatti, Aranea è la principale fonte di danno e la sua abilità manderà in status critico il Behemoth, permettendovi di usare dalle 3 alle 4 volte il colpo critico. Per vincere lo scontro vi basterà veramente così poco. Sconfitto il nemico, sbloccherete il trofeo e potrete procedere con la storia o con le altre attività. Spero di esservi stato chiaro e utile, ma se avete domande o dubbi lasciate un commento qui sotto e proverò a rispondervi. Fino alla prossima è tutto, da Shanks passo e chiudo. Aranea! You okay? やればできるじゃないか。 やっと片付いたね。